Siamo con Michele Sementino, il sindaco di Vico del Gargano. Quest'anno per il secondo anno consecutivo il Mukanda Festival, grande successo per l'evento della scorsa edizione. Indubbiamente si attivano dei meccanismi di turismo, si accende e si apre una finestra su questo territorio. Ecco, avere anche tanta gente in un comune così piccolo sicuramente impegnativo anche per l'amministrazione, no? Ma ben venga, è meglio avere questi impegni, vuol dire che arriva gente, arriva il turismo. E il Mukanda l'anno scorso è stato un grande spunto per far arrivare giovani a Vico, perché poi il Mukanda ha portato più giovani di altre manifestazioni. Quest'anno ci riproviamo con non poche difficoltà, perché il comune pensava di potergli dare un maggior contributo, però purtroppo non ci hanno fatto applicare la tassa di soggiorno, quindi siamo fermi al palo. Noi crediamo in queste manifestazioni e sui giovani che vogliono comunque collaborare con l'amministrazione, perché ritengo che un'amministrazione non può fare da solo tante cose, ma tanti giovani, tante associazioni possono aiutare noi a realizzare degli eventi. Approfitto della sua presenza, Vico del Gargano, uno dei borghi più belli d'Italia, ma anche per il secondo anno consecutivo il set cinematografico. Insomma, questa città dopo tanti anni di buio, di ombra, della foresta, me la faccia passare, insomma, riesce ad avere un riscontro importante a livello Sì, mediatico. noi facciamo parte dei borghi più belli d'Italia. Sono stato il 19 a Bari, dove abbiamo eletto il nuovo coordinatore regionale, che è l'assessore di Specchia, e due vice-coordinatori, tra cui il sindaco di Vico e il vice-coordinatore regionale dei borghi più belli. C'è un bel po' da fare per quanto riguarda la questione borghi più belli. Diciamo che ci siamo avviati con l'approvazione del PUG, con il passaggio dalla pubblica illuminazione a LED, quindi puntando al risparmio energetico anche sotto l'aspetto degli edifici comunali. E devo dire che è un buon lavoro e stiamo continuando a fare quello che è il nostro obiettivo: restare nei borghi, perché il borghi permette a questo territorio di essere visitato. Per quanto riguarda la serie televisiva Questo è il mio paese, riprenderanno le riprese molto probabilmente tra febbraio e marzo del prossimo anno. Abbiamo avuto la conferma, quindi la RAI ha dato l'incarico alla società di produzione di proseguire in questa serie televisiva. Non possiamo che essere contenti, anche perché c'è una ricaduta economica sul territorio, oltre alla pubblicità gratuita che avviene andando su una RAI, sul RAI 1, quindi una rete nazionale, e questo non può che aiutarci. Bene, siamo nel cuore del Gargano, siamo a Vico del Gargano, qui in villa, la villa di Vico, con uno degli organizzatori del Mukanda Festival. Per il secondo anno lo riproponete dopo il grandissimo successo della scorsa edizione. Quest'anno probabilmente ancora di più vi aspettate un aumento di utenza, ricordiamo street food, ma grandi eventi all'interno di questo Sì, grandi festival. eventi che trattano sia dal lato street art, avremo Ran e Bartocci, che sono due street artist appunto italiani che però hanno fatto opere in tutto il mondo. E in più ci sarà la partecipazione di LAN, Laboratorio di Architetture Naturali di Bari, che costruiranno una struttura a largo del Conte in canne di bambù per appunto abbellire la piazza e dare diciamo, una struttura funzionale anche al palco del secondo stage del Mukanda. Poi ovviamente avremo tutto il lato dedicato alla musica, dove ci sarà sempre Raffaele Costantino come appunto direttore artistico del festival. Ci saranno dei nomi internazionali come President Bongo, Larry Gass, Anchorsong, insomma un po' di cose ci sono e ci saranno. In più c'è tutta la sezione talk dedicata comunque a degli approfondimenti che ci toccano da vicino. Abbiamo WhatsApp, che appunto ha un modo di vedere, diciamo, l'agricoltura in modo innovativo. Poi ci sarà la partecipazione di Andrea Mi e Pomini, che sono due giornalisti, scrivono su riviste musicali, che appunto terranno un talk di presentazione del festival, dove si approfondirà il tema dell'afrofuturismo e della matrice retrofuturista del festival. E in più ci sarà la partecipazione di Planimetrie Culturali, che è un'associazione di Bologna che si occupa di recupero urbano. Stanno a Bologna, stanno operando, hanno fatto diversi progetti e quest'anno sono addirittura d'arrivo su un progetto che riguarda il recupero di un'ex caserma militare che sta appunto, vuole essere, cioè, sta per essere recuperata da loro attraverso una rete di
di associazioni a cui molto probabilmente parteciperemo pure noi. Ci sarà la sovrintendenza dei beni culturali della Regione Puglia, che verrà appunto ad esporci qual è stato il loro modo di operare all'interno dell'opera realizzata lì a Siponto, della cattedrale di Siponto. Insomma, ci saranno un bel po' di temi anche caldi, visto che comunque anche a Vico ci sono state delle discussioni che appunto si sono aperte su come andrebbe recuperato il centro storico, come andrebbe gestito il patrimonio del centro che c'è all'interno del centro storico. Quindi tantissimi elementi. Quanto lavoro c'è di progettazione, quanto lavoro c'è di contatti cosa vi aspettate? Poi ricordiamo, l'anno scorso fu la prima edizione e aprì una finestra, accese i riflettori sulla città di Vico del Gargano. Esattamente. Beh, questa sicuramente avremo un incremento di utenze, cioè di persone che verranno al festival non indifferente, perché se già l'anno scorso abbiamo raggiunto comunque un ottimo numero di partecipanti, quest'anno anche tramite il passaparola, che poi probabilmente è quello che funziona di più rispetto ai vari social, alla comunicazione, diciamo che molta gente anche da fuori verrà qui sul Gargano, che poi c'è da sfatare questo mito, cioè il festival ok si fa a Vico del Gargano, ma riguarda tutto il Gargano, perché se abbiamo un indotto di turismo che viene qui per il festival si svolge di sera, capisci bene che durante la giornata la gente ovviamente vuole approfittare, vuole vedere le bellezze del Gargano e un attimo vuole girare, quindi si sposta da Vico per andare a Peschici, per andare a Bieste, per andare a fare un giro in Foresta Umbra. Fa bene a tutto il Gargano.